209 è il numero di cui più si parla da qualche settimana a questa parte e rappresenta i miliardi del Recovery Fund destinati al nostro paese. È una somma imponente, l'equivalente di almeno quattro leggi finanziarie. Se spesa bene, potrebbe davvero servire ad affrontare e a risolvere alcuni problemi storici, a partire da quelli della scuola, soprattutto se si tiene conto del fatto che una parte consistente verrà erogata a fondo perduto. Proprio nella giornata di ieri, nella sua audizione presso la Commissione Cultura della Camera, la ministra Lucia Azzolina ha cominciato a fornire le prime indicazioni su come potrebbero essere utilizzati per la scuola, anche se per il momento non si parla ancora di cifre precise. La ministra ha assicurato che ci saranno soldi per migliorare le condizioni generali degli edifici scolastici, perché, ha detto Azzolina, la scuola deve essere prima di tutto sicura, ma ci sarà anche un piano pluriennale complessivo di efficientamento e ammodernamento degli edifici con nuove costruzioni, realizzate secondo principi di innovazione didattica, oltre che di sostenibilità energetica e ambientale. C'è però un altro grande obiettivo da perseguire, la transizione al digitale. Uno dei traguardi più importanti, ha sottolineato la ministra, sarà raggiunto quando ci sarà una vera e propria trasformazione digitale degli ambienti scolastici e il potenziamento delle competenze digitali degli studenti e delle studentesse, nonché di tutto il personale scolastico. E si parla anche della creazione di 2700 Digital Labs, uno per ogni scuola secondaria di secondo grado, disseminati sul territorio. Laboratori di avanguardia, ha detto Azzolina, dove formare il personale e organizzare attività didattiche innovative per gli studenti. Insomma, un vero e proprio piano Marshall che partirà dalla implementazione di curricoli per le competenze digitali in ogni grado di istruzione e dalla realizzazione di uno specifico piano di formazione mirato al miglioramento delle competenze digitali di tutto il personale, per arrivare all'attivazione di una piattaforma nazionale di supporto e accompagnamento per lo sviluppo sempre delle competenze digitali, senza però dimenticare la necessità di rafforzare gli istituti tecnici superiori e di sostenere le esigenze degli alunni con disabilità. In proposito, la ministra ha accennato anche alla creazione di centri di supporto e di sportelli per aiutare gli alunni con autismo, facendo anche riferimento a strumenti e tecnologie digitali. Come si vede, il piano descritto dalla ministra non contiene riferimenti all'adeguamento degli stipendi del personale, come invece chiedono da tempo le organizzazioni sindacali. E il motivo è semplice: le regole europee non consentono di utilizzare i soldi del Recovery Fund per spese di personale e men che meno per finanziare i contratti nazionali. Per queste voci bisognerà trovare altre risorse con la prossima legge finanziaria. Lucia Azzolina ha invece accennato alla possibilità di utilizzare il fondo per diminuire il numero degli alunni per classe, anche se per la verità nel corso del dibattito seguito al suo intervento qualche deputato ha manifestato più di un dubbio su questa ipotesi. C'è poi da considerare ancora un altro aspetto. I tempi del Recovery Fund saranno lunghi, ci vorranno mesi per averli e spenderli. Insomma, il percorso è tortuoso e complicato e per ora siamo soltanto agli atti preparatori. Di questo tema e in particolare dei lavori parlamentari per la messa a punto della prossima legge di bilancio, noi continueremo ad occuparci. Voi continuate quindi a seguirci su questo canale, ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola. Mandateci i vostri commenti, le vostre osservazioni, noi ne daremo conto come al solito.